Cos'hanno in comune Homer Simpson, Jim Carrey, Eddie Murphy e il grande Puffo? Lui? Chi è? Beh, grazie a lui, conosciamo e abbiamo amato questi personaggi. Perché? Se vuoi scoprirlo, tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Dan e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo soprattutto della comicità, dei suoi personaggi e i loro segreti. Ecco perché se ti piace l'argomento devi iscriverti al canale e azionare la campanella per poter ricevere la notifica quando esce un nuovo video. Prima di partire ti lascio in descrizione il link per poter partecipare ai nostri webinar sull'arte della risata. Vuoi far ridere? Beh, vai sul nostro sito. E ora partiamo! Che cosa hanno questi personaggi illustri in comune? Oltre ad averci fatto ridere, hanno un aspetto in comune. Sono diventati grandiosi grazie ai loro termini, alle loro battute e soprattutto nel modo in cui sono state interpretate. Ma la voce, sì, la loro voce, è di una persona sola. Di nome Tonino Accolla, grande doppiatore ma anche dialoghista e direttore del doppiaggio di innumerevoli film, oltre che regista teatrale. Purtroppo non c'è più, ma quanto lo abbiamo amato! Ora ti farò capire il perché. Nato a Siracusa il 9 aprile del 1949, aveva 64 anni quando morì nel 2013 ed era ammalato da tempo. Dotato di una grande vena comica, Accolla riesce a donare simpatia e personalità ai personaggi doppiati. Un attore dotato non solo di un registro comico, ma anche drammatico. Sua è infatti la voce di Mickey Rourke nel film cult 9 settimane e mezzo. Da ieri sera, quello che mi hai detto. Del presidente degli Stati Uniti Bill Pullman in Independence Day, della scimmia tiranna Tim Roth in Il pianeta delle scimmie e dello smagrito Christian Bale in L'uomo senza sonno. Ma è sicuramente la commedia dove Tonino Accolla spicca, con la sua ironia brillante e la sua voce pungente, riesce a doppiare attori completamente diversi. Tom Hanks, nei suoi primi film degli anni 80, come Splash, una serena Manhattan, oppure Hugh Grant, oppure Billy Crystal. Nell'82 Accolla appresta la voce ad un giovane attore di colore che diventerà negli anni 80 e 90 un'icona della comicità, Eddie Murphy. Nel film 48 ore con Nick Nolte, il personaggio di Reggie Hammond, interpretato da Murphy, è una spalla comica talmente riuscita da sovrastare Nolte. Tanto che negli anni 90, del seguito ancora 48 ore, Murphy, ormai famoso, diventerà protagonista assoluto, relegando praticamente Nolte a fare la spalla. Da quel momento la carriera di Murphy va in ascesa e Accolla lo doppia in tutti i suoi film, tra i più famosi Beverly Hills Cop, Una poltrona per due, Il principe cerca moglie, Il professore matto, seguendo meticolosamente l'attore comico, dotato di una parlantina veloce e non facile da replicare. Ma famosa e incredibile è la risata di Murphy, che in italiano Accolla rende ancora più divertente. Tanto che lo stesso Eddie Murphy non manca di rendere merito al suo doppiatore. La migliore prova Accolla la dà nello spettacolo Nudo e Crudo dell'87, tratto dallo spettacolo dove Murphy si esibisce intrattenendo il pubblico con sketch comedy. Lui è saltato in piedi, ha visto la moglie correre via dalla stanza urlando. Il risultato è talmente esilarante che ormai si crea il voce volto e il pubblico italiano non riesce ad immaginare Murphy con un'altra voce. Anche tu o no? Nel 94 Tonino Accolla doppia un altro giovane comico che con il film Ace Ventura riesce ad imporsi nel panorama cinematografico, Jim Carrey. Il personaggio stralunato e bizzarro della Chiappa Animali riesce a divertire e diventare un cult per la generazione degli anni 90, tanto da creare un seguito, un Ace Ventura Missione in Africa. Tu, cara City Bebe, gioia d'emozione ci darai, su, giù! E dividendosi con il doppiatore Roberto Pedicini, doppia ancora Carrey in film comici come Io me Irene e soprattutto Una settimana da Dio, altro film comico molto amato. E anche nel fronte animazione che Accolla viene ricordato. Pur avendo doppiato poco nel settore, viene ricordato per tre personaggi destinati a diventare memorabili: Timon in Il Re Leone di Disney, il grande Puffo, ma soprattutto Homer Simpson nella celebre sitcom I Simpson. Grazie
al suo talento, accoglie, riesce a dare al grasso e pigro protagonista della serie una personalità talmente forte da rendere il personaggio ancora più esilarante dell'originale, doppiato da Dan Castellaneta. Non solo, accoglie aggiunge alcuni termini che in originale non esistono, come brutto bagarospo, why you little, o ciucciati il calzino, eat my shorts, oppure la celebre esclamazione do. In una delle sue interviste, accoglie confessa di amare talmente il personaggio tanto da ridere lui stesso quando adatta le battute dall'inglese all'italiano. Fantastico! L'importante in Homer è essere se stessi. In quel momento io sono Tonino che gioca in maniera seria, come può giocare un bambino. Molto importante la sua carriera di direttore del doppiaggio, dove accoglie e dirige tanti cult degli anni 80 e 90, film come Una pallottola spuntata, Hot Shot, Il silenzio degli ignoti, Robin Hood, Il principe dei ladri, Mr. Doubtfire, The Ombre, Bart, Romeo e Giulietta, Il quinto elemento, Tutti i pazzi per me, Titanic, Avatar. Tonino accoglie ci lascia nel 2013, ma i suoi doppiaggi rimangono per sempre. Ecco perché lui entra di diritto nella storia della comicità, con due personaggi memorabili e le loro caratteristiche, ma anche nella storia del cinema italiano, dove oggi, senza la sua voce, non avremmo sicuramente dei ricordi così belli della nostra infanzia, o almeno la mia. Grazie Tonino, indimenticabile voce del cinema mondiale. Se ti è piaciuto il video, lascia un like, io ti aspetto al prossimo, oppure guarda qui nella playlist per divertirti ancora con me. Ciao e iscriviti al canale.